Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Kebab Chef's Restaurant Simulator, pronti per riaprire i battenti, riaprire il nostro ristorante, la nostra kebaberia dopo diversi giorni. Sono un po' di giorni che non gioco e quindi oggi, signori, faremo dei disastri, già lo so, ma andiamo a fare un recapino a vedere il nostro ristorante che avevamo appena riassettato. Non avevamo ancora fatto giornate di lavoro, o forse solo una, no? Forse avevamo nell'ultimo episodio solo... Ecco. Sì, perché sono tutti e tre qua. Madonna, che bestia orribile che è uscita dal loro miscuglio. Vabbè, comunque, i nostri camerieri ci sono. C'era anche qualche ricettina nuova che potevamo sbloccare, che abbiamo sbloccato. I croissant, qualcos'altro che potevamo sbloccare, sembrerebbe di no. Siamo a livello 81 di maestria, all'86 c'è la gelatina, e però le cose che ci interessano a noi sono abbastanza lontane, perché mi ricordo che dovevamo sbloccare ancora le ali di pollo al 110 e qualcos'altro. La grigliata di salsicce, ecco, al 140. Quindi, signori, la strada è molto lunga, ma noi al momento, ok, possiamo andare, vedete qua, servi ali di pollo e come servire zucchero, ma non è zucchero, ma era le cose di salsiccia, giuro, ma non ci voglio credere, ma no, zucchero, al 118 è cambiata anche la missione, non era questo, però vabbè, lasciamo perdere. Signori, allora andiamo avanti a più che altro capire cosa mettere nel menu oggi. Sicuramente croissant, che sono la novità del giorno. Poi andrei a mettere la torta di lamponi, che fa sempre bene. Quelli con più stelle sono il pie dell'Amacuno. Onestamente erano abbastanza semplici. Terrei quelle e magari lascerei dentro una delle nostre mitiche zuppe, quella di pollo, che va sempre parecchio. Allora, ok, una volta fatto il menu della giornata, direi che possiamo andare a preparare il tutto. Andiamo subito a preparare il pollo. Brodo di pollo dovrebbe già esserci da qualche... No, allora, qua mi devo orientare un attimo. Ok, questo è il nostro... No, questo è quello con l'altro. Questo è quello di pollo e abbiamo qua i fornelli. Sarà un problema, orientarsi questi primi episodi, quindi da quando abbiamo ristrutturato, insomma... ok, poi con molta calma facciamo le cose che sappiamo fare. Quindi la torta di lamponi dobbiamo farla, no, ce n'è una intera, quindi va bene, anzi facciamo addirittura così, poggialo per terra che è pulito, giuro, vediamo se è a posto o se fa schifo. No, è a posto, perfetto. Ok, la torta di lamponi l'abbiamo servita. Poi andiamo a fare le cose più o meno semplici, quindi il pie si fa con farina, lievito, uovo, sale. Vediamo se abbiamo l'impasto. Farina, no, questo c'è dentro il cioccolato. Dobbiamo fare l'impasto, perfetto. Adesso dove abbiamo messo le ciotole? Non qua, nemmeno qua, neanche qua, qua. Ok, perfetto. Per l'impasto si usa questo e quindi farina, ok. Lievito che è qua. 3 di sale e 3 uova. Le uova sono qua. Ok, facciamo così. 1, 2 e 3, perfetto. E rimettiamole via. E qua vai a miscelare. Mentre lui miscela, noi prendiamo da qua una fondina e la appoggiamo qua. Un'altra fondina e la appoggiamo qua e prendiamo questo 0,15, potevamo fare, giusto? Andiamo al risparmio, bravissimo, rimani, cioè continua a cuocere e vai di zuppa di pollo. Ma lemon juice, ma non è vero, è buggata sta cosa, signori, è buggata. Va bene. Comunque qua sarà anche ubriaco l'impasto, quindi facciamo un bel pide, dov'è il pide? Pide, perfetto. Ok, uno vicino al forno, in realtà dobbiamo metterlo.
tipo questo. Scusatemi, possiamo spostarlo, ma giusto un pelo più là, eh. Così appoggiamo lì le cose. Questa la appoggi qua. Un po' scomodo quell'angolo qua, ma va bene. Qua ci aveva moltiplicato i pani, i pesci e soprattutto le teglie, ma va bene. Mettiamo una sopra l'altra e toglimene un'altra da qua. Mettila qua, ok. Questa mettila sotto. Quindi, poi estrae sulla pile, perfetto. Prendi un ribeglie, ribeglie, ribeglie. Prendiamo un ribeglie, tagliamo il ribeglie, immagino. Col tritacarne. Allora, macina la carne, usando il tritacarne. No, scusami. Ah, dobbiamo affettarlo prima, ok, perfetto. Ma no, mi sembrava strano. Di solito va fettato, quindi fettiamolo. Oddio, in realtà non credo che ci sia il ribeglie col sumac. Invece sì, carne macinata e sumac. Vaffangu. Ci sta già. Oh, prendi sto ribeglie e metti via il ribeglie. Chiudi. Ok, quindi ce l'abbiamo già. Perché ci va solo il sumac. Prendere pile, aggiungere la miscela al pile. Aggiungila. Ce ne sta un'altra, quindi fai un altro pide. Da qua. Make pide, bravissimo. Poggia il pide e riempi il pide. Guarda lì. Posto, precisi. Apri, metti via la ciotola. Metti via la ciotola. Ok, perfetto. Abbiamo i due pide. Ne mettiamo uno subito a cuocere. Ci entra. Metti lo storto, ok. Cuocere in forno e va bene. Quindi il pide lo stiamo facendo. Andiamo a pingare l'amacum, ok, che si fa con farina di lievito, uovo, sale, farina di... no, qua c'è l'olio, qua no. Ok, dobbiamo fare un altro impasto. Farina, teniamo d'occhio il forno, lievito, 3 uova e 3 di sale. Quindi le uova sono sempre qua. Un uovo, due uova, tre uova, tre uova, tre uova. Ci mette un po', eh. E sale, tre di sale, giusto? Uno, due e tre, perfetto. Tac, miscela. Poi facciamo l'amacun. Dobbiamo prendere un pomodoro. Pepe verde, pepe rosso, pepe verde, pepe rosso. Dobbiamo fettarli tutti. Poi ci serve la carne macinata, stavolta ci serve davvero. Occhio che là ci brucia tutto però. Dammi un piatto di quelli lunghi. Mettilo su e l'amacun è servito, giusto? E il pide, scusate. Il pide è servito? Il pide è servito. 100, 100, 100 e via. Qua ubriaco l'impasto, quindi facciamo così che abbiamo tagliato. Fetta di ribeglie, dammi la ribeglie, ribeglie, dammi la fetta di ribeglie. Mettila qua, macina. Aggiungi la ciotola a mescolare. I pezzi, questi pezzi qua. 1, 2 e 3. Prendere la ciotola a mescolare, aggiungi la miscela nel boccale, dal boccale all'amacun. Quindi facciamo un make l'amacun, fammene due, uno e due, e l'impasto se ne va. Quindi aggiungiamo questo e questo, e anche questo se ne va, perché signori, qua le cose sono precise. Trasferire un fiatto con, a un piatto con la fetta, allora questo intanto lo appoggiamo qua, ok. Con una fetta di limone e le fette di prezzemolo. Quindi tac, accendi. Piattone, bello rotondo, cazzo sono i piatti, con fetta di limone, mettilo qua, piglia il limone, fetta al limone, adesso andiamo a fare croissant, fetta di limone, prezzemolo per 4, tac, ok, direi di preparare già il piatto prossimo, con la fetta di limone, tac. Con oddio, no, volevo prendere i piatti sono qua,
Ho un attimo di confusione adesso con l'orientamento perché ero abituato a certi movimenti nel girarmi per la cucina che onestamente mi trovo un po' spiazzato. Facciamo così. Mettimi addirittura quel piatto qua pronto per questo. Lo spazzalo là, questo mettilo qua, ok. E ok, direi che possiamo iniziare a fare i croissant. Allora, prima di tutto, miscela. Farina, lievito, zucchero, burro. Allora, qua oggi infariniamo tutto. Questo anche, mettilo lì. Tac. Mettilo qua. E il lama kun, questo, è servito. Posto, perfetto. Manca solo il croissant, allora. Abbiamo detto. Di questo. Abbiamo detto farina. Lievito. Ok. Zucchero 150. Zucchero, ce l'abbiamo lo zucchero. Sono briciole di pane. Zucchero. Finito poi, eh. E il burro. Il burro sta qua. Perfetto, anche il burro finito, ma con calma poi prenderemo tutto. Miscela. Tanto come detto, signori, noi facciamo due per ogni piatto, non di più, non rompete le balle. 34-43 clienti, il numero di clienti è sempre lo stesso, nonostante abbiamo ampliato il nostro ristorante. Miscela. Estrai croissant. Cambia prodotto. Dov'è croissant? Due? 1, 2, vassoio per dolci, sarebbe questo, ok. Tiriamo uno qua, uno qua. Cuocere in forno. Ah, e questo deve raffreddare completamente. Oddio, croissant bello ancora caldino, non è ma... Scusami, eh. Ah, ok, vanno con la teglia, non con quello rotondo. Va bene, però c'è scritto vassoio per dolci. Vacca di quella Eva, questo è il vassoio dolci, questa è la teglia. Vabbè, andiamo. Si scaldano, ok. Poi devono raffreddare però. Quindi diciamo che cose tipo... Perché arancione? Ah, perché non è perfetto, forse perché manca l'ingrediente. Ok, perfetto. Va bene, almeno sappiamo cosa significa. Dicevo, oggi non accendiamo neanche la griglia. Dicevo che... Allora, ci sono alcune cose tipo appunto i croissant e la torta di lamponi e altro. Guarda qua la fila. Per il nostro locale. Arriviamo, tra poco apriamo, con l'acquolina alla bocca. Bravi. Anche Lebron prenderà la zuppa. Madonna, ma si aprono male queste porte. E dicevo che appunto queste preparazioni tipo la torta e i croissant sarebbero da fare secondo me il giorno prima. Il giorno prima in modo che poi li metti in frigo e via, sei a posto. Perché qua così adesso dobbiamo aspettare che i croissant si raffreddino. Questo comunque è l'impasto. Spegni un attimo. Oh! Un buon impasto che ci può tornare utile. Che in realtà. Scusatemi, non per sfiducia, ma se io faccio make croissant. Giusto per capire. Se faccio così. Tanto dobbiamo farli raffreddare, giusto? Make un altro croissant, croissant e make un altro croissant. Quanti ne fa? Ne fa tantissimi. Ok, abbiamo finito i croissant. Quasi quasi, signori, sapete cosa vi dico? Che li andiamo a piazzare appena. Questi però penso che non debbano essere freddi, ma tiepidi, i croissant. Crass. Anche se in realtà nella ricetta ci dice lasciare raffreddare completamente in frigorifero. Ah no, in frigorifero, ok.
Mettiamo intanto questi, che nel caso li teniamo poi in frigorifero. L'unica cosa è che vanno serviti, penso, due alla volta, credo di sì. Li abbiamo messi direttamente con la teglia, ma va bene. Ciotola, piazzala lì, piazzane addirittura una di qua e via. E ok, al momento dovremmo essere a posto, non cuciniamo niente di particolare oggi, però quantomeno abbiamo già preparato i piatti. 1, 2, 3, 4 e la torta, perfetto. Possiamo ancora aprire finché questi non si sono raffreddati, adesso è tiepido e basta. Non riusciamo né a scavalcare il nostro, no, bancone, no, neanche questi, no, ok. E niente signori, qua poi andremo a rimettere magari il bagno speciale per le coppiette che vogliono appartarsi. Giustamente. Qua, tavoli fuori, non so se ci andranno i nostri clienti, ma dettagli. Croissant. Croissant. Andate a controllare voi, cazzo. Ok, perfetto. Famo che li mettiamo di qua questi. E via. Freddi? Tiepidi. Intanto andiamo a chiudere qua. Prendere croissant qua sul piatto quadrato. Proviamo a metterli tiepidi questi, dai. Ci proviamo. Vediamo. Calore ci dirà che non va bene. Hot. Impasto. Nel senso che è troppo caldo. Impasto hot, vabbè, direi di sì. Ok, mettiamo la teglia, via la teglia e apriamo, possiamo aprire, prego signori, più una colazione che altro, nel senso. A parte la zuppa. Prego, prego, guardi, io ho messo apposta questi lontani così possono andare là, fermarsi, giusto? Pensare ancora un attimo, cioè c'è tanto tempo. Per vedere cosa vogliono. Quindi guadagniamo tempo per preparare eventualmente in estremis un piatto, cosa che non faremo assolutamente. No, l'unica cosa è cazzo, i croissant li abbiamo messi via. Ok, la zuppa c'è. E questi nel caso dobbiamo tenere d'occhio. Questo ci prende quello rotondo, quello ci prende ancora quello lungo. Ehi, buongiorno, ma voi. Guardate, una cosa che personale non li abbiamo. Sì, li abbiamo assegnati. Ma rimangono bloccati così? O perché non c'è ancora niente da fare? No, ok, adesso si muovono, perfetto. Qua vuole quello lungo, quello rotondo. Quindi. No, non sto capendo, la signora si è bloccata. Ah, ok. Livello 71. Il ristorante sale, signore, a livello 71. Dobbiamo stare attenti col PID, perché il PID qualcuno lo vorrà ancora, il PID. I nostri camerieri ce la fanno? Ah, perché vengono di qua a pulire, giustamente, a lavare i piatti. Questo purtroppo al contrario, non so se riusciamo a metterlo. Poi questi vanno a giocare, giustamente, o a bere il tè, non lo so. Zuppa, zuppa, ce n'è, prego, prego, vada. Tanto qua noi zitti zitti non dobbiamo preparare niente. Siamo belli tranquilli. Avevamo anche i biscotti a forma di cuore, cacchio, dovevamo finire. Oh, questo chi l'ha lasciato? Non c'è il cestino, ecco perché. Ma cazzo? Dov'è finito? Merda, dobbiamo fare. Sia quello rotondo che quello lungo. Accendi il forno. Mettilo. E mettilo. Vai. Salve, lei vuole la torta di lamponi. Quella c'è. Ok. Il cestino, negozio, inventario. Cestino, place. Piazzami il cestino, mettilo qua, guarda. Non è molto estetic, ma va bene così. Posto, ciao.
Arrivo, con quello lungo, arrivo. Un attimo, mi devo cuocere. Dove va questa? Oh! Ma così? Ma non si fa, dai! Ma non si passa dalla cucina, ma mi scusi! Che te, Arnold, però, Bravi, fate la strada giusta, voi. Arrivo, con sto cazzo di... Ci mette una vita, cazzo, l'impasto. Che palle. Cos'è finito adesso? La zuppa. La zuppa quella ce l'ho, to. Solo 15, te lo chiede. Zuppa di pollo, manca sempre... Ah no, questa va bene, chissà come mai. Allora, questo è quello lungo. Tocco quello lungo. Prego. E questo è quello rotondo, dammelo qua. Ok. Da... A posto. Ma se n'è andato uno in cazzetto per caso? No, non mi sembra. Ok. Ma perché dovete passare in mezzo? Ma cazzo, ma... C'è un corridoio. Guarda quanto spazio per... Guarda, ci posso correre. Ci posso anche saltare. È finita la torta, la torta. Perché devono passare dalla cucina? Torta, torta, torta. Prendiamo il piatto. Questo. Facciamo così. Così. Prendiamo una fettina. Tac. Torta di Napoli. Prego, arrivederci, grazie. Ma tutti quelli con la torta, è incredibile. Zuppa, prego, qua la zuppa. Andiamo a parlare un po' con i clienti. Tutto bene, vengo io a ritirare, prego, grazie, arrivederci, salve. Sì, è un po' un giro, un po' così, devo dire. Voi andate fuori solo per giocare. Hai vinto? Grande! Solo per giocare, credo. Qua, situazione tutto regolare. Credo che così le giornate durino di più perché effettivamente ci mettono tanto tempo i clienti ad arrivare a sedersi. Meglio, da un lato. Meglio, assolutamente. Però... C'è nessuno? C'è neanche la luce in bagno. Quello vuole? Quello lungo? Quello lungo. Buon gustaio. Quello lungo, giustamente. Prego, prego, ho aperto le porte, prego, vada. Sarei curioso di vedere se lasciassimo solo i tavoli fuori, se vanno fuori a sedersi. Zuppa, quello la torta, la zuppa c'è. Il pide lungo, meno male che non ce lo chiedono perché manca. Croissant, quello lo chiede e ce ne servono un paio di croissant. Madonna, sto diventando ubriaco da solo, vi sono i croissant qua. Uno, due. Vediamo se adesso ci dice che sono hot. No, ok, perfetto. Il problema era il calore, che erano ancora tiepidi. Lui vuole quello rotondo, bravo. Perché quello lungo ne abbiamo solo uno, di quello lungo. Buongiorno, prego, prego, venga. Prego, salve, tutto bene? Tutto bene, possiamo fare anche accoglienza. Sì, ma anche meno. Possiamo fare anche accoglienza, signori. C'è talmente tanta dispersione di... Di tempo, di... Devi pulire tu, Arnold? Sei tu l'ha detto, giusto? Arnold, sì. Ma se assumessimo anche... No, 1000 ogni giorno. Ci costa, no, cazzo. Bene, tutto. Oh, l'ultimo lungo lo prende lei? Questo invece vuole la zuppa, che è l'ultima, anche quella. Un'altra con la zuppa. Niente, la zuppa va a ruba, signori. Famo così. 0,40. In realtà possiamo fare... Anche 20 e 20. Zuppa, 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 zuppa. Fide e basta, non lo facciamo più, Sappiatelo. Croissant ci sono i croissant. Mi dispiace, amico, devi andare via. O prendere qualcos'altro. Per lei croissant ce li abbiamo. Com'è? Di suo gradimento? Madonna, ma noi non riusciamo ad andare di lì. Non riesco a venire di lì, mi dispiace.
Un'altra con la zuppa, un'altra con la zuppa. Puoi andare via, secondo me, perché non arriverà mai il tuo pide. Quanti cazzo di zuppe stanno arrivando? Quanti di clienti ancora stanno arrivando? Scusatemi. 4 zuppe, ci tocca fare un'altra zuppa. Cioè, non farla, però almeno impiattarla. Lo vuole quello rotondo, che ce n'è ancora uno. Bravo. Prego, prendo. Prego, prendo. Prego, prenda la zuppa, volevo dire. Questo se ne va o si bugga come al solito? Vabbè. Brava, brava, te lava i piatti. Croissant, croissant. Un bel croissantino di mezzanotte, ci sta. No, niente, quello si è buggato, ok. Vabbè. Croissant, brava. Ah no, se n'è andato, perfetto. Ciao caro, mi dispiace. Hai aspettato troppo? Cazzi tuoi, nel senso. Bene tutto. Questo vuole la torta, che ce l'abbiamo. Bravo. Credo che siano finiti i clienti. Non lo so. Beh, facciamo un giro, andiamo. Vai tu. Andate tutte e due. Ah, ok, uno prende il piatto. Beh, giusto. Bravi. Il piatto prendo io, non si preoccupi. La torta c'è, la torta c'è. Vado io dalla... Fai tu, brava. Siamo via. Se ne va. Signorina passa attraverso le porte. Ma porca di quella puttana. E le sbatte anche. Perché questo se... ti devo spingere? Bravo. Vai. Siediti. Questa se ne va. Qua c'è nessuno. Ci sono delle decorazioni da esterno, tipo illuminazione, penso di sì. Vabbè, comunque, come prima giornata non è andata male. Tranne uno che se n'è andato via in cazzetto, ma giustamente perché non avevamo finito tutto. Prendi tu i soldi, amica? Ah, guarda, sciacquo io qua che... Non posso, al contrario. Lui sì, però. Lui al contrario, con la schiena capace di pulire. Va bene, giornata finita. Tiriamo via i piatti. Vai, Arnold. Lava tutto. Vai, vai. Sguattero. Questo è pulito. Ma no, ma perché fai... Che cacchio però, Arnold. Allora, ok. Chiudiamo. Le pulizie le fate voi. Quello là è uscito? Andato? Andato, ok. Va bene, abbiamo concluso la giornata. Andiamo a pagare quello che dobbiamo pagare. 1.500 di dipendenti, insomma. 3 vanno bene, di dipendenti. Non abbiamo bisogno di più dipendenti al momento. Vediamo se abbiamo lasciato qualcosa in giro a marcire. Direi proprio di no. Questo pentolone è... Nuovo di pacca, dobbiamo rifare un bel... L'avevo lasciato aperto. Una bella zuppa di pollo e... Ok, l'unica cosa, volevo capire se magari ci conveniva fare qualcosa per il giorno successivo. Direi di no, però abbiamo lì dei biscotti. Un attimo, la ricetta dei biscotti, scusate. E fammi vedere i biscotti, dove sono i biscotti a forma di cuore. Cioccolato, zucchero, farina, uovo. È questo l'impasto, giusto? Sì. Ok. Con... Dov'è qua? Estrai il biscotto a cuore. Burro, fetta di fragola, zucchero, latte. È questo. Ok. Quindi... Poi dovrei, a logica, metterli insieme, giusto? Ok, quindi facciamo così. Biscotto, biscotto a cuore. Oddio, quanti bisogna metterli in forno, giusto? Cuocere in forno, sì. Trasferimento a un piatto. Non ho guardato una cosa importantissima, sono 3, sì. Ok, fammi... Se no, questo, ok. Uno. La mia teglia. Arrivo, con calma e precisione, magari, se riusciamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette.
Hai 7, 8. Che cazzo riusciamo a farne di quei cosi qua? Non so se questo ce n'è abbastanza, però. Possiamo fare, eh? Questi iniziamo a metterli qua. No! Ok, non si è ribaltato niente. Make, make, falli sti cazzo di cuoricini. Ok, vai. E prepariamo già, dai, ci può stare come cosa. Ok, perfetto. Quindi, op. Op, 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 op. Op. Dai, op. E op. Questo ce n'è ancora, ma lo mettiamo via. Questi, mettili qua, accendiamo domani appena arriviamo, tac, ciotola e ciotola. Perfetto, signori, siete liberi, noi qua possiamo... Sono chiusi? Sì, va bene, ciao. Posto così, torniamo a casa nostra. In realtà non so se possiamo dormire comunque lì, non lo so. Comunque fare termine a giornata, ci risveglia da qua, non mi ricordo. Comunque andiamo a dormire, meritato riposo, vai. Sempre altissimo il volume di questo livellamento. Abbiamo fatto 43 piatti, clienti 46, in che senso? Ogni volta qua no, 43, 0, perché avevamo fatto un giorno a 0, può essere. Sì, quello dove abbiamo ristrutturato un po' tutto. Nuovo giorno, non abbiamo nessuna ricetta in più, cacchio 85, che sfiga, altrimenti avremmo sbloccato la gelatina. Vabbè, allora direi a questo punto di torta ce l'abbiamo, croissant ce li abbiamo, abbiamo i biscotti, forma di cuore, e a questo punto facciamo una giornata semplice, signori, a questo punto facciamo le nostre due zuppe, tac, tanto... Bene o male, una stella e mezzo di fama ci può stare. Abbiamo tutto pronto praticamente. Cioè, giornata pronta. A parte di no, la zuppa di pollo dobbiamo rifarla. La gente che già si mette in fila. Mio Dio, cos'è questo odore? Ti avevo detto di prenderti cura del tuo ristorante. Dovrò multarti per questo. Ma che cosa? Ma l'ispettore! Guardate così le vostre multe aumenteranno in modo esponenziale. Spero che la prossima volta sarete più attenti. Ma cosa ho lasciato in giro? Ma stai scherzando? Ma amico, ma ci ha multato davvero? Ma cibo avariato dove? Quale? Ma quando? Non è vero. Questi sono insieme. Beh, come cacchio fai a non essere insieme quelle cose qua? Spiegate com'è possibile che ci sia un grasso di coda che un petto di pollo. Non ha senso. Ma era qua il cestino, tra l'altro, perché non ho messo un altro di lì. Ma non ho capito cosa è andato a male. Mi scusi, buon uomo. Non è andato a male niente. Credo. Scusate, mi ha lasciato in giro qualcosa, io no. Multa, ma ci ha fatta pagare la multa, non mi sono reso conto. Vabbè, comunque, sti cazzi. Facciamo andare i biscotti e mettiamo sul brodo a sto punto, ma... Oh boh, non ho capito che cazzo ci hanno multato di cosa. Vabbè, comunque. Dammi la ricetta della zuppa di pollo. Zuppa di pollo... Dobbiamo fare allora acqua 1,20 1,19, mannaggia te. Poi dobbiamo fare petto di pollo e limone, quindi il limone, petto di pollo sono 2, petto di pollo sono da affettare tutti e due, quindi facciamo così. Op.
E tac, occhio ai biscotti. Fate brodo di pollo 0,15. Ok, metti a bollire e via. E non ci pensiamo più. Tutti pronti? Tutti? Belli dorati? Là. Due teglie di biscotti. Mettiamo una qua a raffreddare. E una di qua. Ok. Adesso dammi un piatto. Dammi una fetta. Mannaggia. Una fe... Una... Lo posso fare... E che cazzo? Una fetta? Mannaggia voi. Qua, torta lamponi. Via, servita. Oh, non ho capito cosa ci ha detto di avariato. Biscotti a forma di cuore. Vai, fatto. Poi, che cacchio dobbiamo mettere ancora? Togli questo. La zuppa, ok, quasi pronta. I croissant. Sono due croissant. Uno e uno, due. Mi croissant. Zuppa di pomodoro. In realtà ne abbiamo poca, quindi dobbiamo fare anche quella. E direi di farla. Dov'è? Qua, dammi, pingamela. Tac. Ma voi vi dovete sempre sovrapporre, fatemi capire. Qua. Acqua 1,20. 24, va bene, bondiamo. Fette di pomodoro per 8, quindi sono due pomodori presi al volo, guarda lì, op. Tac, tac. Latte 0,20, ci abbiamo latte sì. E burro, mannaggia la puttana al burro. Il burro, arrivo il burro, ho dimenticato il burro, dov'è qua? Al burro. Il burro è qua, sì. Da Basoglu Market. Ciao. Ciao amico, il burro. Dammene 10 addirittura, che così almeno mettiamo da parte. Facciamo così. Facciamo così. Porca troia, però. Sbagliato tasto. Mette sopra, sì, bravo. Che ci sono i croissant qua, guarda come facciamo così, tac. E questo ci serve qua, giusto? 200 di burro. No! Madonna! Niente, è diventata la metà, signori. 0,66. Ma porca troia. Non posso far così. Imbecille che sono. Vabbè, comunque, dicevamo. Dammi anche ste fette di prezzemolo, va. Dammi sti piatti. Uno, e ci mettiamo già questo. 0,15. Ora smetto di rifare le cose di fretta, mannaggia me. 0,15, 0,30 è andato dentro. Poi dammi altri piatti, altre fondine. Qua è scomodo l'angolo, ve lo dico, scomodissimo. Quasi quasi ci sto ripensando, riarrediamo tutto, facciamo tutta la parete cucina. Signori, d'altronde, lavoriamo sul lungo, lavoriamo. Metti questo qua. Ma questo non... Sta bollendo, vabbè. Prendiamo questo. Riusciamo a fare 0,20? No, perché ovviamente è di meno. Mannaggia. Mannaggia. Va bene così. Dove l'ha messo? Ma me l'ha fatto sparire! L'ha messo qua dentro. Ma io non ci voglio credere. 24.
Ma mi sta facendo sparire la zuppa. Ok, quell'angolo cottura lì non va affatto bene. Ma per niente proprio. Dobbiamo cambiare un po'. Sì, dobbiamo cambiare un po' qua. Allora, visto che possiamo farlo anche al volo, direi. C'è una bella cosa, questo toglilo. E sì, mettilo per terra, dai, ci sta. No, più che altro andrei magari a mettere anche i fornelli singoli, vanno bene. Cioè, mi spiego. Dov'è che sta? Avevamo due mica fornelletti singoli noi? No? L'avevamo venduto forse? Stazioni, dammi questo. Occupa spazio, per carità, però. Tanto noi alla fine ne facciamo al massimo 3. Quindi fai così che guadagni anche spazio, perché così puoi fare così, così, metti prezzemolo, metti questi, fai così, guarda, prezzemolo lo metti qua a sinistra così non ti sbagli, quello lo metti lì, lo accendi, questo lo metti qua, lo accendi, direi decisamente meglio, va bene, possiamo aprire, va, prego, venghino signori, venghino. Noi abbiamo le robe di croissant, sono qua. E potremmo anche già metterli su un piatto. Tac e tac. I biscotti anche, perché i biscotti, anche quelli vanno su un piatto. Ce ne vanno tre sempre di biscotti, giusto? Sì. Due e tre. E ricacciali qua. E la torta anche, mettila sul piatto, bravissimo, e mettila qua, ok. Sembrava una giornata semplice, siamo partiti con controllo dell'ASL, pazzesco. Ecco sta cosa che si compenetra, no, però un po'. Per carità, signori, anche questo è in accesso anticipato, eh? Quindi sono tutti giochi ancora in fase di sviluppo. Questo lo porto via io? Siamo super efficienti noi, non come i nostri impiegati. Ma fuori a quanto pare ci vanno solo per giocare, no? Peraltro. Stiamo già finendo i croissant. Beh, giustamente, ora di colazione. Grazie, arrivederci alla prossima. Io quello proprio non riesco. No, non riesco a fare niente con quello. Neanche a prendere il piatto. Qua c'è una sistemazione da fare ai tavoli, perché c'è della scomodità. Ok, qua al massimo ne mettiamo uno un po' più semplice di Dove cacchio è finita la signora? Ma la gente sparisce. Era lei. Vabbè. Sì, vanno fuori solo per giocare, va bene. Cioè, va bene, nel senso. Perché sta finendo ancora il croissant e basta. Livello 75 del ristorante. Prego, prego, apro io le porte. Prego, prego, buongiorno, benvenuto. Benvenuto da Conscibola senza sci... Ma non era così grande la scritta. Ma perché è tutto buggato quel gioco qua? Ma vacca di quella. Dammi, dammi. Dov'è il cartello? Ma non era così, dai. Riusciamo a sistemarlo? Più o meno.
così me lo salva o... Vabbè, lasciamo perdere. Con cibola, senza cibola, si capisce? Si capisce. Allora, cosa manca? Zuppa l'ha presa, lo prende l'altra zuppa. Bravi, state distribuendo equamente tutti i piatti. Bravi così, continuate così. La ciotola è vuota, mettila via. Comunque non avevamo lasciato in giro niente, eh. Controllo dell'ASL. Senza senso. Mannaggia voi. A parte magari qualcosa in frigo di... boh. Andato, ma non mi sembra. Ma neanche qua la carne, eh. In verità magari saranno qua da un po' di tempo e quindi boh. Però nessuno si è lamentato. Cos'è finita la zuppa di pollo? Non è questa? Ottimo. Stavamo già sbagliando. 0,15. Tonokid, dai. Ce la puoi fare. 0,15. Bravo. Zuppa di pollo. Là. Mi prende torta. Lamponi. Tac. Torta di lamponi. Qua, signori, si vince facile così, però, eh. Biscotti. Non passi in mezzo. Le taglio le mani. Signora vuole i croissant. Croissant, che stanno qua e sono gli ultimi, però, eh. Giusto? Sì. Pare che avevamo anche tutto sto spazio da mettere in frigo, però. Prego, sono qua. Sono qua, signorina. Sono... brava. Zuppa di pollo. Ma dove passi? Io non ho parole. Croissant, croissant freschi? Prego. Sì, però faccio un sorriso. Mi sembra un personaggio della Disney incattivito. Anche un retro qua, no? Non si può andare. Parcheggio? No, stavo guardando che non ho capito il controllo dell'ASL, onestamente. Però sarà lo schifo qua fuori, ma non possiamo pulirlo. Con lo schifo dentro, eh. Però forse non avevamo pulito qualcosa, boh. Ma come cazzo passate attraverso le cose voi? Io non lo so. Sì, in effetti ci sarebbe anche una cucina proprio per lungo, messa qua così, con noi dietro che lavoriamo, oppure addirittura contro il muro. Non lo so, ci ragioneremo quando faremo l'ennesima ristrutturazione. Biscotti, finiti? Vabbè, io direi che adesso aspettiamo di vedere se qualcuno vuole i biscotti. Lei sicuro? No, ok, zuppa. Era già qua, vaffanculo. Vabbè, sti cazzi. Metto anche la zuppa. Aspetta un attimo, appoggiali lì. Perché quello vuole la zuppa di pollo e ok. La signorina gradisce la zuppa di pomodoro. Ok, che è quella che è finita. Queste ne vogliono 20 però, Trukid. Dagliene 20. Bravo. Eccola qua la zuppa di pomodoro. Prego. Bella calda. I biscotti che abbiamo preparato già qua. Prego i biscotti. Eh? Fetta di fragola. Ma che cazzo stai a di? Ma ci sono come le fette di... le fette di fragola. Ma l'impasto era già fatto, non l'ho fatto io. Ma ci sono le fette di fragola. Fatto zucchero. Ho un dubbio. Mi sa che questo non c'entra niente. La zuppa l'altra? Un attimo, arrivo con la zuppa. Questa, sì. 0,15. Fanculo 17, vabbè. Prego, prego la zuppa. Che cazzo di biscotti abbiamo fatto? Scusate.
Croissant sono finiti? Eh no, i croissant sono proprio finiti. Mi dispiace. Devi ripassare un altro giorno. Cosa si stava incazzando? L'abbiamo fatta la zuppa. Stai calma. I croissant sono finiti. Il signore là ha finito. Questa voleva la zuppa che c'è. Ok. Grazie, arrivederci. Salve. Come ritirare i piatti. Croissant finiti, mi dispiace. Facciamo in tempo a farli. Quindi. Lui si è preso gli ultimi, eh. Ciao, grazie. Arrivederci. Prendete dei biscotti, no? Biscotti, dai. Stiamo riprendendo un po' quota a livello di denaro dopo aver sperperato tutto in tavoli, che non ci servivano, tra l'altro, però erano fashion questi. Ma costavano un botto. No, questa si è buggata. Ma porca puttana. Si sta sedendo qua, no? Se facciamo così? Abbiamo sbuggata. Posto. Mi dispiace, sono finiti. Arrivederci. No, si è buggato. Vabbè, finiremo la giornata con lui dentro. Lo chiuderemo dentro. Poi voglio vedere se vengono ancora a rompere quelli dell'ASL con dentro una persona viva. No, uno se n'è andato. Manca l'altro. Sì, ma non mi passi attraverso le cose, per favore. E che cazzo. Saltelliamo un po' in giro. Signora che spawna. Despawna. No, ok, questo è buggato. Va bene, a posto. Chiudiamo tutto. Allora, facciamo un check. Perché qua. Scusa, questo è pulito. Ok, questo. Li lavo di persona, guarda, i piatti. Basta che mi date la certezza che. Arnold, puliscili. Perché se mi passa ancora l'ASL a dare. Se n'è andato in cazzetto? Arrivederci. Qua è tutto chiuso, giusto? Sì, ok. Qua non c'è dentro niente. Qua. Questo. Mettiamo qua. Questo. Mettiamo qua. Ok. Qua è tutto in frigo. Qua non c'è niente. Non è che ci sia in giro del cibo a caso. Ma a parte ciò, io onestamente non vedo niente. Perché quando ci siamo trasferiti, probabilmente c'era in giro del cibo così randomico. Che ci ha unito le spezie, ci ha unito di tutto e di più. Lasciamo perdere. Va bene, allora, giornata finita. Andiamo a casa, riposiamo, vediamo se torna l'ASL. E a quel punto capiamo. Tac. Dormitina. Ah, scusami, sì, giustamente i debiti. Se no, uno va a letto con la coscienza sporca. Dice, non ho pagato il fisco. Ok, abbiamo guadagnato ancora un bel po'. Guadagni automatici 4 e 5. Ok, 2 stelle sempre perché la gente se ne va incazzosa. Va bene, abbiamo sbloccato la gelatina, abbiamo salvato il gioco. Perfetto. Gelatina, gelatina. Sono curioso, vado a vedere torta di lamponi intanto al massimo. Vado a vedere solo... Ho sbagliato, voglio sempre schiacciare tasto. La gelatina... Solo gli ingredienti, poi dovremo sempre risbloccarla nel prossimo episodio perché il salvataggio lo fa quando dormiamo. Gelatina in polvere, ok, abbiamo un nuovo ingrediente, fetta di noce, anche fetta di arancia, attenzione pure. E che cazzo, poi la fragola. Ah, la gelatina con una fragola. Una fragola così. Vabbè. Va bene, signori, prossimo episodio gelatina, vado solo per curiosità a capire se c'è fuori ancora dell'ASL, no. Ok, perfetto. Quindi boh, probabilmente sarà buggato qualcosa o volevano farci vedere che c'era anche l'ASL che faceva i controlli. Non lo so. Fatto sta che, signori, per oggi ci salutiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale e con questo saltellino vi saluto e vi do appuntamento con un prossimo video. Alla prossima. Ciao ciao.